Ciao a tutti, Ravazzoschi Bam. Oggi parliamo di fasi della curva. Vi spiegherò in questo video che cosa sono le fasi della curva, che cosa si intende per fase della curva, perché la curva viene suddivisa in fasi, come hanno trattato l'argomento, questo argomento diversi autori e poi alla fine vi darò anche una mia definizione di fasi della curva, una mia interpretazione di questo aspetto. Della tecnica dello sci. La mia definizione riguarderà non tanto l'aspetto tecnico quanto quello tattico, ma insomma di questo ne parlerò appunto più avanti. Iniziamo cercando di capire perché dividiamo la curva in fasi. Ovviamente si divide la curva in fasi per spiegare la tecnica dello sci, perché si suppone che in ogni fase della curva lo sciatore debba fare qualcosa di diverso e quindi dividendo appunto le varie fasi della curva ci si può poi concentrare su ogni fase della curva e cercare di capire che cosa lo sciatore deve fare nelle varie fasi della curva. Prendiamo due esempi. Per esempio, prendiamo Ron Lemaster, autore del libro Ultimate Skiing. L'ho già recensito in un altro video, ve lo lascio linkato in descrizione. Lui fornisce una definizione basata su quattro fasi della curva, cioè lui dice che esiste una fase di transizione, quindi di cambio degli spigoli, una fase di iniziazione, una fase di controllo e una fase di completamento della curva. Questa è una suddivisione in quattro fasi. Sinceramente non mi piace tantissimo, questo libro mi piace molto, secondo me è uno dei migliori libri in assoluto sulla tecnica dello sci, però questa divisione mi piace poco perché è troppo complicata. Quattro fasi della curva, sì, hanno un senso perché in ognuna di queste fasi effettivamente bisogna fare qualcosa di diverso e quindi possono aiutare a spiegare la tecnica dello sci, ma ovviamente si entra in un discorso piuttosto complesso perché bisogna spiegare quattro fasi della curva. Un altro autore che mi piace molto è Mario Cotelli, o meglio, Chicco e Mario Cotelli, che hanno scritto questo bellissimo libro, anch'esso l'ho recensito e vi lascio la recensione di questo libro in descrizione. Fratelli Cotelli descrivono quattro, scusate, tre fasi della curva. Questa definizione mi piace già di più perché è più snella, più semplice. Cotelli dice che la curva si può dividere in tre fasi, una fase di estensione e angolazione, ingresso curva, una fase di piegamento angolazione, fine curva, e una fase di transizione, di cambio degli spigoli, lui la chiama fase del cambiamento di direzione. Devo dire che questa definizione di fase della curva la ritengo essere molto, molto interessante, molto efficace, perché è appunto più asciutta, più snella, ma spiega bene che cosa bisogna fare, perché effettivamente in ingresso curva noi estendiamo le gambe in angolazione, a fine curva noi pieghiamo le articolazioni sempre in angolazione, dopodiché c'è la fase di cambio degli spigoli. Ok. Veniamo allora alla mia definizione, a quello di cui voglio parlare in questo video, che poi non è la mia definizione in generale. Va benissimo la definizione di fase di curva di Cotelli, potrei parlarne nello specifico dando la mia opinione, idem potrei fare con la definizione di Lemaster. Voglio semplicemente dare un altro tipo di definizione delle fasi di curva e in particolare voglio ridurre tutto all'osso, non parlando tanto di tecnica quanto parlando di tattica. Che cos'è la tattica nello sport? La tattica è un approccio basato sul risultato e non sulla tecnica, cioè non sul come raggiungere quel risultato. Mi spiego meglio. Se noi scendiamo giù per un tracciato, dovremo scegliere le traiettorie, okay, in primis. E scegliere le traiettorie poi significa dare un certo anticipo, dare più o meno anticipo e dare più o meno profondità, per esempio. E questi sono tutti aspetti tattici, cioè io voglio capire dove devo andare. Poi il come riguarderà la tecnica, cioè che angoli delle articolazioni devo adottare, che carico devo mettere sugli sci, quelli sono aspetti tecnici. Ma l'aspetto tattico è: dove voglio andare? Dove voglio curvare? Con che raggio di curva voglio curvare? Ok, questi sono aspetti tattici, sono super importanti nello sci, soprattutto se siamo in campo libero. Perché se siamo in campo libero andiamo dove ci pare a noi, quindi alla fine non esiste una curva giusta o sbagliata. Ok?
Ok? Non c'è il cronometro, non ci sono i pali, quindi noi andiamo dove ci pare. Quindi se vogliamo migliorare la nostra sciata, non dobbiamo solo focalizzarci su aspetti tecnici, ma anche su aspetti tattici, cioè tipo la nostra curva, cos'ha che non va? E come dobbiamo correggere, no? La nostra curva in termini di velocità, traiettoria, okay? Questi sono aspetti tattici. E se noi non sappiamo come modificare la nostra curva in termini di traiettoria, velocità, eccetera, poi non riusciremo neanche a migliorare tecnicamente, perché la tecnica verrà dopo. Prima devo capire cosa devo fare, dopo devo preoccuparmi di che cambiamenti dal punto di vista tecnico devo adottare, che cosa devo apprendere di nuovo per riuscire a ottenere quel risultato. Veniamo alle fasi di curva, quindi perché quello che vi dirò adesso deriva da quello che vi ho appena detto, cioè io qui darò una definizione di fase di curva, due sole fasi di curva, basate su aspetti tattici. Le due fasi che voglio definire sono le seguenti, la fase di carico e la fase di float. Float in italiano si traduce con galleggiamento, se avete una traduzione migliore l'adotterò volentieri, altrimenti a me piace molto questa parola inglese, float, che appunto significa galleggiamento, significa fluttuare, okay? Fluttuamento non esiste, quindi fluttuare, to float, e secondo me rende molto bene l'idea, ma fase di fluttuamento, fluttuazione, fa un po' schifo, quindi float mi piace di più e utilizzo float, ripeto, se avete delle idee in italiano io le adotterò molto volentieri, scrivetemelo nei commenti. Veniamo al sodo, fase di carico, fase di float, vi faccio vedere qualche sciata mia e di altri sciatori più bravi di me, che cosa si nota immediatamente? Che la fase, esiste una fase di cambio di direzione, okay, che avviene abbastanza velocemente, e poi esiste una fase in cui lo sciatore va dritto. Okay. La fase di cambio di direzione è la fase dove intervengono le accelerazioni e di conseguenza le forze, perché forza uguale massa per accelerazione. La massa dello sciatore cambia direzione in modo repentino, affinché questo avvenga lo sciatore deve essere sottoposto a forze, forze sempre più grandi man mano che cresce l'entità del cambio di direzione. Quindi possiamo dividere la sciata in due momenti, in due fasi. Una fase dove lo sciatore è soggetto a forze molto grandi, che è la fase di cambio di direzione, e una fase di transizione tra una curva e l'altra, dove lo sciatore in linea di massima va dritto, dove lo sciatore è soggetto a forze molto 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 basse. Vi faccio vedere questo fermo immagine, questo paio di fermi immagine, dove si vede che lo sciatore addirittura non solo sta fluttuando, sta volando a entrambi gli sci staccati dal terreno. Quindi le forze a cui è soggetto lo sciatore sono zero. Okay? Io ho zero forza in quel momento. Perché? Perché non ho contatto sul terreno, quindi non ho nessuno che mi può trasmettere forza. Forze ingenti, okay? Ovviamente abbiamo sempre qualche forza, per esempio l'attrito dell'aria, okay? Ma forze ingenti non ne abbiamo. Forze trasmesse dallo sci non ne abbiamo sullo sciatore. In questa fase, se ora vi faccio vedere degli sciatori più scarsi, notate immediatamente come la fase di carico, ovvero la fase di cambio di direzione, sia molto più lunga rispetto agli altri sciatori, e la fase di float, la fase di galleggiamento, la fase di sci scarico, la fase dove lo sciatore è soggetto a poche forze, è più corta. Okay. Quindi, più bravo diventa lo sciatore, più lui è in grado di accorciare la fase di carico e renderla sempre più intensa, quindi il tempo si riduce, il tempo d'applicazione della forza si riduce, la forza aumenta, e lo sciatore più bravo, di conseguenza, allunga la fase di float, allunga la fase dove lo sci è scarico, dove lui è soggetto a poche forze o addirittura a forze quasi nulle. Quindi, se voi volete migliorare, che cosa dovete fare? Dovete riuscire a caricare di più lo sci, allo scopo di fargli cambiare direzione più velocemente, perdendo la minor velocità possibile, ovviamente. Questo è un altro tipo di aspetto. Adesso concentriamoci su questa cosa. Dovete riuscire a caricare lo sci sempre di più e a fargli cambiare direzione sempre più velocemente. E dovete essere bravi a sfruttare questa forza che generate per farvi proiettare fuori dalla curva in modo sempre più violento, in modo tale da allungare la fase di float, allungare la fase di cambio, ricevere una risposta
in accelerazione e anche verso l'alto, okay, che vi consenta proprio di alleggerirvi, alleggerire il vostro peso, okay, perché ricevete questa spinta dello sci verso l'alto, in modo tale da avere una fase di float sempre più leggera, okay, dove sentite sempre meno forze, fino ad arrivare addirittura a staccare gli sci dal terreno. Molti vi diranno che è un errore staccare gli sci dal terreno. Sì, in linea di massima dobbiamo cercare di non farlo, ma di sicuro è molto meglio essere in grado di ricevere una forza, una risposta dello sci tanto grande da far staccare gli sci dal terreno, piuttosto che sciare a basso livello, ricevere forze, ricevere risposte dello sci molto blande. Ok, non stacchiamo gli sci dal terreno, ma semplicemente perché non siamo performanti. Quando noi siamo performanti, riceviamo una risposta dello sci molto forte, molto violenta. Questa forza a volte riusciamo a controllarla perfettamente e riusciamo a tenere gli sci incollati al terreno, altre volte non ci riusciamo, ma questo non significa che non siamo sciatori di alto livello, anzi, staccare gli sci dal terreno significa essere sciatori di alto livello. Poi questo può comportare dei problemi, è bene non farlo, è bene controllare questa forza e non assecondarla, ma ripeto, solo gli sciatori bravi riescono a fluttuare talmente tanto da una curva all'altra da staccare gli sci dal terreno, quelli meno bravi non ci riescono, quindi dire che in assoluto questo sia un errore è ovviamente sbagliato. Bene, queste erano le mie due fasi di curva basate su un aspetto tattico, spero di essere stato chiaro. Adesso avete la possibilità di sperimentare in pista. Che cosa dovrete cercare di sperimentare in pista, di provare in pista? Provare a risolvere la curva in modo attivo, generare voi la forza sullo sci e non aspettare che le forze arrivino. Questo si può fare con i movimenti verticali, in particolare con il piegamento, ne parleremo in modo approfondito in un altro video. In ogni caso, quello che potete provare a fare, appunto, è quello di risolvere la curva il più velocemente possibile, okay? Quindi cercare di fare delle curve con raggio minore rispetto al solito, cercando di deformare di più lo sci, di farlo attivamente, di sentire maggior carico sotto al piede, e di trasformare questa forza, questo carico, in cambiamento di direzione. Ovviamente questa forza, se la trasformate in perdita di velocità, non otterrete una risposta dello sci a fine curva e quindi non riuscirete di conseguenza ad allungare la fase di float successiva. Come fate a trasformare questa forza che generate in cambiamento di direzione e non in frenata? Tramite una conduzione ottimale. Quindi, idealmente, se carvate, avrete il miglior risultato in assoluto, ma se non riuscite a carvare, cercate comunque di perdere il meno possibile la velocità tramite una conduzione che sia la più ottimale possibile, cioè cercando di mantenere lo sci il più tangente possibile alla traiettoria di curva e non di metterlo di traverso, perché altrimenti sì, avrete tante forze, ma dissiperete queste forze nell'attrito e quindi otterrete solamente una perdita di velocità e non un cambio di direzione. Direi che è veramente tutto anche per oggi. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate questi altri due video se ne avete voglia. Skibam.it per analisi video, lezioni di sci online, ski camp, lezioni individuali e quant'altro. Noi ci vediamo alla prossima, come al solito mi raccomando, casco in testa ben allacciato e gas aperto, sempre.